Un sogno atteso 23 anni, Salerno impazzisce di gioia per il ritorno in Serie A della squadra granata. Lo stadio Vestuti, dove è iniziata la storia della Salernitana, è diventato l'epicentro del tifo tra cori, fumogeni, fuochi d'artificio e una gioia incontenibile. È una cosa allucinante, io è la prima volta che vedo la Salernitana in Serie A. I brividi tengo, mamma, e che si prova! È un'emozione troppo forte, la stavamo aspettando da tanto tempo, finalmente è arrivata! Fulvio! Dal centro storico a lungomare, da Pasten a Torrione fino a Fratte, città invasa da migliaia di tifosi che hanno voluto festeggiare il ritorno nel calcio che conta. È stata un'impresa fatta di sofferenza e quindi la felicità è doppia. E come Parenzo mi siamo! 23 anni nel garage, mio padre, di padre e figlio, Serie A! Una giornata indimenticabile per Salerno, dice il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca, che ha reso onore alla squadra e alla società. Felicitazioni anche dall'arcivescovo Andrea Bellandi, che parla di una grande gioia per la città e per tutto il sud. Raggiante anche il sindaco Enzo Napoli, che ha colorato di granata il municipio. Finalmente ci siamo riusciti e sono felicissimo, il cuore colmo di gioia per questo fatto che comporta entusiasmo, comporta identità. Saltate però tutte le precauzioni anti-Covid, le immagini degli assembramenti a Salerno hanno fatto il giro d'Italia e non sono mancati episodi di vandalismo con bar e locali danneggiati.